Ciao a tutti! Buonasera. Buon mercoledì. Sì, buon mercoledì a tutti. Allora, abbiamo preso una decisione ed è che siccome non possiamo muoverci di casa in questi giorni, Peccato. peccato, oggi vi leggeremo una storia che parla di un viaggio e si chiama L'Africa di Zigomar. è scritta da Philippe Corentin. Ed è edita da Baba Libri. Baba Libri. Ma prima di cominciare, come è nostra abitudine, vi proponiamo una nuova strategia per combattere il coronavirus. L'autore di queste invenzioni è il nostro piccolo amico Ando, che chiamiamo. Ingegnerando. Sta arrivando molto lentamente. Prego. Se ti muovi più di 1 km/h sarebbe meglio. Ho già inventato una nuova invenzione, la pitretta. Di già, così. Sì. E con questa qua la sconfiggeremo? Perché è fatta molto bene e gli ho fatto dei laser fuoco distruggenti con la virus. Molto bene. Sì, ma quando passerà questo coronavirus? Sono tanti anni. What? Anni? Anni? Sì. No, anni Sbagliato! no! No! La Forse pistoletta. intendeva mesi. Anni. Allora, Alessandro, oggi cominciamo con una nuova piccola rubrica, ovvero facciamo come il nostro amico Davide Calì, che se Sì. non avete ancora ascoltato, vi consigliamo di seguire il suo canale Facebook dove racconta delle storie molto divertenti e saluta Io i... sono lì da 3 giorni che sta raccontando una storia e non la finisce mai. Perché la legge a capitoli, ma vi consigliamo di ascoltarlo. Comunque, noi come lui vogliamo cominciare a salutare i nostri amici che ci guardano sul web. E per primissimo, salutiamo Alessandro, ti ricordi? Vai. Come si chiamava? Salutiamo la nostra amica Patrizia. Patrizia Della di. libreria Piccolo Blu. Dai, Nico, ero io. Va Vai, bene, dillo va tu. bene, va bene, va bene. Ma prima di cominciare, salutiamo la nostra amica Patrizia della Cesurina, no? No. Della Vabbè, libreria. cominciamo. Della libreria Piccolo Blu. Aia! Eccola! Ciao Era ora! Pat! Salutiamo la nostra amica Patrizia! Allora, Non potevo mettermi qua? sì, puoi metterti qua. E cos'è che non devi fare? Portami. Va bene. E poi? Non ti mettere il dito nel naso. Ok. E non mettermi in bocca. Perfetto. Allora, l'Africa di Zigomar. Dimmi, mamma, perché Ginetta parte per l'Africa e noi no? Perché la tua amica è una rondine e le rondini si nutrono di insetti ed d'inverno gli insetti si trovano solo in Africa, risponde la mamma al topolino. Se per andare in Africa basta mangiare degli insetti, anch'io voglio mangiarli. Insiste Pipipetto il topolino. Stai un po' zitto, sciocco. Noi non siamo insettivori, siamo granivori. Non abbiamo bisogno di andare in Africa. Non è giusto! Io voglio andare in Africa! Si impunta Pipetto. Pipetto è triste. Aiuta la sua amica Ginetta a fare le valigie. Lei sì che domani parte per l'Africa. E se mi portassi sulla Do schiena? Le suggerisce Pipetto. Non vuoi? Facciamo una prova, acconsente Ginetta. Ma Ginetta è troppo piccolo e Pipetto troppo pesante. Piccola. Dovresti trovare un uccello migratore molto più grosso come il cuculo, gli consiglia Ginetta, ma non vedresti niente perché viaggia di notte e sarebbe un peccato. Ci sono le oche.
Ma volano talmente in alto che ti congeleresti prima di arrivare. Ci sono le cicogne, sono grandi, sono comode, ma Pipetto non aspetta neppure che Ginetta finisca la frase. Si precipita dalle cicogne. Le cicogne sono uccelli sorridenti e molto gentili. È questa almeno l'impressione di Pipetto. Ecco, dice timidamente, molto impressionato dai loro grandi becchi. Mi piacerebbe che voi mi portaste in Africa. Ma quando vede il piatto posato sulla tavola, si interrompe bruscamente. Delle mandriagrini di topi! Grida il topolino e fa appena in tempo a saltare fuori dal loro nido. Io l'ho fatto. Pipetto è fortunato. Incontra Zigomar, il suo vecchio amico Merlo. Tu che sai tutto, conosci l'Africa? Gli chiede Pipetto, che non ha certo cambiato idea. Che? Io? Certamente! Ci sei già stato? Chiede Pipetto, che vede realizzarsi il suo sogno. Io? No! Perché sarei dovuto andare in Africa? Ma tu ci sapresti andare? Lo incalza Pipetto. Senti, piccolo, dove va una rondine può andarci anche Zigomar, risponde il merlo con convinzione. Il giorno dopo, di mattina presto, decidono di partire. Fate attenzione ai colpi di sole, dice loro la mamma di Pipetto. Zigomar, con il suo passeggero sulla schiena, prende la rincorsa per decollare. Ehi, ehi, aspettatemi! Grida una rana. Ho sentito la vostra conversazione ieri sera. L'Africa, gli elefanti, le scimmie e tutto il resto. Deve essere molto divertente. Posso venire con voi? Il decollo è stato molto difficile, ma ora i tre amici sono una buona altezza. La rana, Pipetto e Zigomar. E il ciole? Sì. Di Zigomar, conosci la strada? Chiede Pipetto preoccupato. Non aver paura, Zigomar si è informato, lo tranquillizza il merlo. È semplice. Per sapere dov'è il sud, devi guardare dove nasce il sole. Andare sempre dritto e quando incontri il primo elefante, quella è l'Africa. E come fai a riconoscere un elefante? Ha le zanne, signorina! Zigomar riconosce un elefante dalle zanne! Risponde il merlo con un tono che non ammette repliche. Di un po', non erano oche quelle che abbiamo appena incrociate? Chiede Pipetto. Sì, e allora? Ma le oche non... Ma le oche non vanno in Africa. Si stupisce la rana. Sì, ma le oche sono sciocche. Si vede che hanno dimenticato qualcosa e per questo tornano indietro, insiste Zigomar. Guardate! Ecco il mare! L'Africa non deve essere lontana! L'Africa! L'Africa! Al grido di Zigomar, i due passeggeri si svegliano di colpo. Là! Ecco! Un elefante! Esclama Zigomar. Guardate le sue zanne! Sei sicuro che sia un elefante? Chiede la rana. Non me lo immaginavo così. Neanch'io! Dice il topolino. Guardate! Guardate! Le scimmie! Come sono buffe! Non me lo immaginavo così, dice Pipetto deluso. E anch'io, dice la rana.
E oltretutto non abbiamo fortuna. Nevica. Attenzione! Urla Zigomar. Ci sono dei coccodrille! Dei coccodrilli! I tre riescono a sfuggire appena in tempo. Non me l'immaginavo così! Insiste ancora Pipetto. No! Ma cosa vuol dire? Non me l'immaginavo così. Non siete mai contenti, si arrabbia Zigomar. Continuate a dubitare delle mie parole e resterete a piedi. Parola di Zigomar! Ti sei impappinata tre volte. Debubidobi. Guardate! Guardate! Un Tuareg davanti alla sua capanna! Grida Zigomar, che si meraviglia di tutto. E laggiù c'è un ippopotamo! Non me lo immaginavo così! Dice Pipetto. Neanch'io. Dice la rana. Sei sicuro di non aver sbagliato direzione? No! Questo è troppo! Si indigna Zigomar. Vi avevo avvertiti. Adesso atterro e ve ne tornate a casa a piedi! Zigomar, furente, si posa a terra e fa scendere i due insolenti. Ammetti almeno che è ben strana questa tua Africa! Si difende Pipetto. Zigomar sta per rimettere al suo posto quell'impertinente, ma non è al tempo. Un leone! Oh! Urla! Scappiamo! Assunto di tutte quelle cavolate che ha detto. Il ghiaccio, però, ha appesantito le sue ali e non riesce a prendere il volo. Spingete! Spingete! Ansima Zigomar, che scivola sulla pista ghiacciata. Più in fretta! Più in fretta! I tre esploratori decollano ancora una volta per un pelo. Gli artigli della belva li hanno sfiorati. Hanno avuto molta paura e fa troppo freddo. Decidono di tornare a casa. Allora, era bella l'Africa? Chiede la mamma vedendo tornare i tre viaggiatori. Sì, niente male. Risponde Pipetto. Sì, formidabile. Aggiunge la rana. Ma faceva così freddo che sembrava di essere al Polo Nord. Riassunto delle cavolate che ha detto Zigomar. Allora, il tricheco, elefanti, i pinguini, scimmie, la renna, un ippopotamo, le schimese nell'iglu, cioè il tuareg nella capanna era le schimese nell'iglu, l'orso polare era il leone. Insomma, non erano andati proprio in Africa. Ma capita quando non si conosce la strada. Le oche sono sciocche, avranno dimenticato qualcosa. Vabbè, speriamo che la storia vi sia piaciuta e ci vediamo prestissimo. È diventata tradizione che ci strozzi dopo aver finito una storia. Ciao! Dobbiamo stoppare! Stop, metti stop! Ciao a tutti!